Di origine galilea, come tutti gli altri apostoli, eccetto il traditore Giuda, Giovanni era figlio di Zebedeo, pescatore, e di Salome, una delle donne che seguivano e assistevano Gesù. Ebbe un primo incontro con Gesù quando il Battista, di cui era discepolo, lo additò come l'agnello di Dio. Si unì poi agli altri apostoli insieme al proprio fratello Giacomo il Maggiore, quando, trovandosi col padre sulla barca a ramendare le reti, Gesù che passava li chiamò, ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono. Giovanni ebbe una speciale intimità con il Maestro, tanto da chiamare se stesso il discepolo che Gesù prediligeva. Fu infatti tra i pochi accanto a Gesù quando risuscitò la figlia di Gairo, nella trasfigurazione sul Tabor e nell'agonia del Getsemani. Durante l'ultima cena lo vediamo reclinare familiarmente il capo sul petto del Maestro per chiedergli il nome del traditore. Infine, unico tra gli apostoli, è ai piedi della croce vicino a Maria, che egli poi prenderà con sé su invito di Gesù. Dopo la resurrezione raggiunge per primo il sepolcro vuoto, ma non vi entra per rispetto a Pietro. Poi, nei 40 giorni prima dell'ascensione, gode con gli altri le numerose apparizioni di Cristo e alla Pentecoste riceve lo Spirito Santo. Con Pietro è catturato dal Sinedrio e incarcerato, ma, liberato ad opera di un angelo, prosegue la predicazione. Lasciata Gerusalemme, annuncia il Vangelo nell'Asia Minore, reggendo la Chiesa di Efeso e le altre comunità cristiane. Esiliato a Patmos durante la persecuzione di Domiziano, torna a Efeso, dove muore nel 104, ultracentenario. Giovanni è autore dell'Apocalisse, unico libro profetico del Nuovo Testamento, del quarto Vangelo e di tre lettere, le quali si propongono di sottolineare e difendere presso vari gruppi di fedeli alcune verità fondamentali allora avversate da dottrine agnostiche. Notizie degli apocrifi dicono che assistette alla morte della Vergine Maria, che aveva condotto a Efeso nella propria abitazione.